È aperto da pochi giorni, ma già ne parlano tutti. Oggi scopriremo insieme il nuovo centro commerciale Porte dello Ionio. Prima si chiamava Centro Commerciale Ocean Taranto, ora Porte dello Ionio, ed è tutto nuovo, molto più grande, con 80 negozi e tanti grandi marchi. È davvero unico, con una galleria spettacolare in cui il bello e il buono di Taranto si incontrano. Dentro potrete trovare il meglio di moda, tecnologia, casa, bellezza, tempo libero, bar e ristoranti, un grande ipermercato e tanti servizi utili. E nelle prossime settimane vi aspettano tante altre sorprese, a partire dalla collaborazione tra Porte dello Ionio e la Ionian Dolphin Conservation, associazione che da anni studia i cetacei del Golfo di Taranto. Dal 21 al 23 settembre potrete ritirare una cartolina presso il gazebo in Piazza Immacolata a Taranto. Consegnandola dal 22 al 30 settembre a Porte dello Ionio, riceverete in omaggio il certificato di Dolphin Ambassador e una spilla personalizzata. Una simpatica iniziativa che sarà accompagnata da una donazione all'Associazione per la salvaguardia dei nostri delfini. E la collaborazione continuerà anche in futuro. Se volete conoscere le altre iniziative del centro, potete visitare il sito taranto.gallerieocean.it o seguire la pagina ufficiale su Facebook. Ci troviamo nella nuovissima galleria del centro commerciale Porte dello Ionio e siamo in compagnia di Mauro Tatulli, appunto direttore di questa grande novità che da qualche giorno ha investito Taranto e che tra l'altro è stato un vero e proprio successo. Quali sono le novità che hanno trovato i visitatori della galleria e qual è stata la reazione del pubblico, direttore? Sì, in effetti il centro commerciale Ocean, dopo un forte, grandissimo restyling, diventa Porte dello Ionio. Un centro commerciale nuovo, moderno, piacevole, con 80 negozi, quindi noi abbiamo aggiunto 26 negozi a quelli già esistenti. Abbiamo cercato di portare all'interno marchi nuovi non presenti in città, in modo tale da poter dare ai nostri clienti una possibilità di scelta di marchi non presenti, come Candida, Stradivarius, Pull&Bear, abbiamo Pandora, abbiamo Timberland, abbiamo una serie di marchi nuovi che potranno sicuramente far piacere ai nostri clienti di trovare in un centro commerciale. Ecco, al di là di quelli che sono gli esercizi commerciali, chi viene qui nota subito un restyling importante che ha investito anche la zona preesistente. Vogliamo parlare un po'? Certo, certo. Allora, il nostro cuore, il cuore è la forza di tutto il nostro lavoro di restyling che nasce dal territorio. Abbiamo preso spunto dalla provincia, tutto quello che c'è nella provincia, e abbiamo in qualche modo provato a portarlo all'interno per far sentire il nostro cliente a casa sua. Vogliamo farlo sentire a suo agio, farlo trovare il nostro centro commerciale in una situazione di tranquillità e luogo d'appuntamento con gli amici. In effetti oggi, se si può guardare in giro, abbiamo tante persone che si sono incontrate, se la chiacchierano. Diciamo, noi vogliamo diventare, per chi lo ritiene necessario, un punto di ritrovo della città. Perfetto. Saranno tante le iniziative che investiranno la galleria, da quelle più artigianali a quelle, diciamo, più importanti, che comunque riguardano sempre il nostro territorio. Una delle prime sarà una importante collaborazione, quella con l'associazione Ionian Dolphin Conservation. In che cosa consiste? Sì, in effetti abbiamo voluto scegliere, tra le tante associazioni che sono sul territorio, ne abbiamo scelta una, è la Dolphin Conservation, che sono ragazzi biologi che si occupano della tutela dei delfini all'interno del Mar Ionio. Allora, noi abbiamo trovato un'associazione interessante, ragazzi che si impegnano e si autofinanziano attraverso le visite turistiche. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto di poter collaborare con loro in qualche modo e semplicemente abbiamo creato una piccola dinamica attraverso le cartoline, cioè tutti i clienti che ci porteranno in giro delle cartoline che troveranno in distribuzione in Piazza dell'Immacolata, ogni cartolina farà scattare una donazione da parte nostra all'associazione. Questa donazione sicuramente servirà a migliorare il loro lavoro e a rendere il delfino, anzi far sentire il delfino nel nostro mare sempre più sicuro. Tanti progetti e tante iniziative, ce n'è anche uno meritevole con la scuola. Vogliamo spiegare? Certo, noi con la scuola liceo artistico, il liceo Calò,
attraverso la disponibilità della dirigente scolastica, abbiamo attivato un progetto e abbiamo chiesto ai ragazzi, seguiti dai loro docenti, abbiamo chiesto ai ragazzi di crearci delle sculture che rappresentassero in qualche modo la nostra città. Quindi loro, dopo un bellissimo lavoro che li ha coinvolti, li ha fatti sentire veramente interessati, e tra l'altro hanno realizzato tre strutture che stiamo realizzando sui tre ingressi del centro commerciale, che rappresentano un po' quello che è stato il lavoro dei ragazzi. Io ritengo che far vedere ai ragazzi che il loro lavoro si concretizza in qualcosa di reale, comunque è uno stimolo importante. Siccome il nostro centro commerciale ha lavorato in passato e continuerà a lavorare con le scuole, per noi questo qua è anche un'opportunità per tutti. Perfetto, ringraziamo il direttore per la sua disponibilità, nonostante penso i mille impegni che in questi giorni si trova insomma a fronteggiare. Non vi resta quindi che venire qui e vedere con mano e toccare con mano e vedere con i vostri occhi la meraviglia che appunto costituisce la nuova galleria Porte dello Ionio. Buongiorno. Il nuovo centro si chiama Porte dello Ionio, le piace questo nome? Ah, molto carino comunque, finalmente è una cosa diversa. Avete già fatto degli acquisti, vedo. Molti. Sì, sì. Aspettavate un negozio in particolare oppure avete fatto un giretto, avete adocchiato qualcosa? No, un giretto, così, giusto per dare un'occhiata alla nuova apertura. Che ne pensa? Bellissimo, è stata una bella idea veramente, ci voleva. Avete visitato la nuova galleria? Sì. Che ne pensi? È bella, fatta bene. C'è qualche negozio in particolare che ti ha fatto venire qui oppure è solo curiosità? No, curiosità e i nuovi negozi che non avevamo a Taranto, che finalmente hanno aperto. L'idea di chiamarlo Porte dello Ionio come ti sembra? È una buona iniziativa perché richiama il mare, cioè valorizza il nostro territorio. Avete già visitato la galleria, che ne pensate? Bella, finalmente una cosa bella a Taranto, perché Taranto ha bisogno di queste cose. Quindi l'idea della sua denominazione Porte dello Ionio le è piaciuta? Moltissimo, devo dire che a Taranto non abbiamo tante cose e vedere, ripeto, queste cose belle, classiche, non troppo insomma debordanti, fa di Taranto un gioiello, un gioiellino, un piccolo gioiello nella città di Taranto. Porte dello Ionio è appena nato, ma è già un mito. Che cosa aspettate? Fatevi nel grande shopping, in via per San Giorgio Ionico a Taranto.